Ah, buonasera, sono Fabrizio Alessandrini, musicoterapeuta della Fondazione Salesi che collabora con la Fondazione in ospedale pediatrico. Allora, stavo ripensando a tutto il casino successo dopo il coronavirus e da come noi stiamo provando a farvi divertire da casa e farvi anche lavorare e ragionare su certi concetti, non specifico per me, è la musica. Quindi siamo passati per dei giochi che parlavano di onomatopee, quindi di cercare parole che erano strisciate come il sibilo di un serpente, il tuono ridondante, la componente liquida e fluida dei liquidi. Poi abbiamo lavorato sulla forma della musica, quindi la forma dei suoni, sulle sinestesie, quindi la percezione, il passaggio da un senso a quell'altro dei suoni. Oggi con voi volevo giocare su una cosa diversa, anziché proporvi io, come ho fatto ultimamente, delle favole sonore dove usavo dei suoni per farvi delle favole, volevo descrivere con voi un ottimo lavoro fatto da Saint-Saëns, che è il Carnevale degli Animali, che praticamente si compone di 14 brani descrittivi. Che significa descrittivi? Niente, a un certo punto la musica hanno iniziato ad utilizzarla per descrivere praticamente delle cose, come un pittore usa i colori e la tavolozza per disegnare dei paesaggi. Degli autori, in questo caso Saint-Saëns, ha provato a rappresentare in maniera molto umoristica, anzi quasi sarcastica, praticamente degli animali utilizzando degli strumenti in maniera sempre evocativa, usando la timbrica, usando delle strategie musicali che descrivevano questi animali, appunto. Volevo provare con voi a giocarci. Il primo animale che Saint-Saëns propone all'inizio prevede che con degli accordi di pianoforte si possa sentire la regalità, la maestosità, la potenza, la pesantezza, la grandiosità di un leone. Proviamo a sentire. Allora, questo leone con questi accordi a pianoforte è maestoso. Sentite, questo è veramente evocativo, ma soprattutto, come avevo detto, essendo questo Carnevale degli Animali molto irriverente e spudorato, lui alternava praticamente in maniera satirica anche dei brani che facevano quasi ridere. E quindi, come secondo brano, vi volevo presentare come lui ha descritto le galline, praticamente mettendo delle acciaccature nelle note acute, in un brano per pianoforte, viola e violino, dove prova a rappresentare il coccodè. Ascoltate, ascoltate, ascoltate. Lui ha provato in maniera evocativa proprio a dire cocodè, più che evocativa, onomatopeica. E a questo punto lui aveva bisogno anche di rappresentare degli emioni, che sono praticamente degli asini selvatici velocissimi. E come rappresentare la velocità di questi animali se non con delle scale e degli arpeggi? E per questo ha utilizzato addirittura due pianoforti. Sentite, la velocità di questi animali. Io l'ho sentita. E a contrastare questa velocità invece ha provato a rappresentare la pesantezza, il concetto proprio di pachiderma, di basso e di grande dell'elefante, utilizzando un contrabbasso. Sentite un pochino se
a livello percettivo arriva la pesantezza dell'elefante. Un'altra cosa non va detto, addirittura Saint-Saëns ha composto questo brano nel 1886 e per sua volontà ha proprio chiesto che fosse eseguito dopo la sua morte. Infatti è stato eseguito dopo 36 anni, a un anno dalla sua morte. Proviamo adesso a sentire, sempre in contrasto con la pesantezza degli elefanti, come lui ha provato a utilizzare delle note a singhiozzo molto brevi del pianoforte per colorare, come dico io, usando la musica, il salto dei canguri. Sentite un pochino. Degli accordi saltellati. Visto che prima c'erano degli asini velocissimi, ha provato anche a rappresentare degli asini molto lenti con le orecchie lunghe e ha provato a fare il suono I-O utilizzando dei violini. Proviamo a sentire se voi riuscite a riconoscere l'I-O degli asini dalle orecchie lunghe. E come ogni storia che si rispetti, c'è un bosco, e come ogni bosco che si rispetti, ci sono degli uccelli. Nello specifico, Saint-Saëns ha voluto rappresentare proprio il canto del cucù, il cuculo, che canta cucù. Proviamo a sentire. E per fare questo, praticamente ha utilizzato un pianoforte, una, scusate, clarinetto, che proprio caratterizza questo canto. Sentiamo. Ovviamente, come avete sentito, il pianoforte faceva da sottofondo per la tranquillità del bosco, della foresta, contrastata appunto dal canto di questi cuculi. Allora, io con questo incontro avrei finito, nel senso che continuo a dire che volevo spiegare come la musica praticamente può essere utilizzata in maniera descrittiva, come una materia plastica che viene plasmata e adoperata proprio per raccontare, per descrivere anche dei paesaggi e dei contesti. Alla prossima avventura. Ciao ragazzi. Mi chiamo Lorenzo e sono un educatore alla Ludoteca RIU. Che cos'è RIU? RIU è un progetto della Regione Marche che proprio quest'anno compie 20 anni. Possiamo trovare ben 5 ludoteche sparse per la regione, una per provincia, e quella dove lavoro io si trova nel comune di Santa Maria Nuova,
in provincia di Ancona, ed è gestita dalla cooperativa sociale Costes di Iesi. Ma che cosa facciamo all'interno dell'ospedale? In collaborazione con la Fondazione Salesi entriamo in vari reparti e attraverso le nostre attività, ovviamente adattate al luogo, cerchiamo di rallegrare e rasserenare la permanenza dei bambini in ospedale. Come potete contattarci per sapere qualcosa in più su di noi? Potete andare a visitare il nostro sito web www.ludotecariu.it e le nostre pagine Instagram e Facebook. Ma ora iniziamo a mettere le mani in pasta.
Vi è piaciuto questo video? Spero proprio di sì. Ci rivediamo alla prossima per costruire ancora dei giochi insieme. Ciao!